Perché ricordare Angela Maria Guidi Cingolani? Perché quest'anno ricorrono i 70 anni dalla sua nomina a sottosegretario nel settimo governo di Gasperi, la prima donna in assoluto che nel Novecento entra al governo, in questo caso il settimo governo repubblicano. E lo facciamo qui in questo ambiente, in un ristorante tra i più caratteristici di Roma, il Falchetto. Ringrazio anche i titolari Gerry e Donato. E perché? Perché a pochi metri da qui, 20 metri, 30 metri, nei primi del Novecento, Romolo Murri, fondatore della democrazia, della prima Democrazia Cristiana, aveva il suo ufficio. Si racconta, lo racconta Maria Romana De Gasperi, che il giovane De Gasperi, all'epoca era studente a Vienna, venne a Roma nel 1902 perché si festeggiava il giubileo del Papa di Leone XIII, e quindi 25 anni di papato, e dunque lui colse l'occasione per essere associato alla visita qui a Roma. E l'episodio anche simpatico, gustoso, che viene appunto raccontato, è che arrivato qui nello studio di Murri, il giovane De Gasperi stava in attesa di entrare in stanza, e a un certo punto uscì Murri con Fogazzato. Fogazzato era un grande scrittore e all'epoca era uno dei più grandi personaggi della vita letteraria italiana, e lui rimase emozionatissimo. Mentre Fogazzaro gli si rivolse con molta simpatia, molta amicizia, lo salutò cordialmente, e insomma poi c'è la sua dichiarazione di De Gasperi che dice: io mi sono comportato con Fogazzaro parlando delle sorelle di Fogazzaro che abitavano a Trento come se le conoscessi una ad una, in realtà non ne conoscevo nessuna. Questo per dire anche il carattere simpatico alle volte di De Gasperi. Quello che ci suggestiona, diciamo così, è che probabilmente, essendo venuto qui a questo incontro di Romolo con Romolo Murri, in quel momento, diciamo, il vero punto di riferimento di tutta la gioventù democratica di matrice cristiana, e non è escluso che magari uscendo si sia fermato a pranzo in questo ristorante. Io lo dico sempre ai nostri amici proprietari. Dunque, non mi dilungo, perché poi sarà il dibattito a mettere a fuoco le caratteristiche salienti della figura di Angela Maria Guidi Cingolani. A me preme solo fare una battuta e una considerazione molto semplice. Non bisogna dimenticare, e questo ci ha guidato, questo pensiero, a noi come Associazione Nazionale dei Democratici Cristiani, che il rapporto tra questo partito grande, importante, significativo della storia repubblicana, la Democrazia Cristiana, e il mondo femminile è stato caratterizzato da una intensa forma di, direi anche di interlocuzione critica. Noi pensiamo che le donne nella Democrazia Cristiana non avessero peso e non avessero un ruolo attivo. Invece, se c'è stato un partito che ha giustamente misurato le sue scelte sulla base delle pressioni, delle argomentazioni, delle critiche, delle battaglie del componente femminile, questa è stata, io credo, negli anni 50 e 60, quando i partiti erano tutti prevalentemente o esclusivamente maschilisti, questo partito è stata la Democrazia Cristiana. La scelta di De Gasperi a favore di Angela Maria Guidi Cingolani è una riprova di questa affermazione. Angela Maria Guidi è una giovane donna quando inizia il suo impegno nel sociale. Sullo sfondo, in questo periodo, c'è l'idea di una donna nuova, moderna, che viene prospettata dal movimento femminista, che si scontra con l'idea tradizionale invece contenuta all'interno della visione cristiana.
siamo negli anni dei grandi cambiamenti, perché in questo periodo un evento di grande significato come è la Prima Guerra Mondiale irrompe sulla scena, dura di più del previsto, e questo crea tutta una serie di cambiamenti, anzi lo possiamo considerare un vero e proprio acceleratore dei cambiamenti. Usciamo dopo anni di duro conflitto e in questo momento ci troviamo di fronte ad una società che è cambiata. È cambiata perché abbiamo la presenza delle famiglie monoparentali, abbiamo tanti morti sul fronte, abbiamo tante persone che sono in una condizione di estremo bisogno, dal punto di vista anche dell'assistenza, e quindi mutilati. Abbiamo una realtà complessa da gestire. Ecco, in tutto questo porta un nuovo protagonismo delle donne, e quindi queste donne entrano nel mondo del lavoro, queste donne entrano in alcuni settori fino allora mai conosciuti, come quello della pubblica amministrazione, dei servizi, dell'agricoltura, del mondo tessile. Ecco, dentro questa vicenda matura un elemento che è un elemento anche di grande novità, e cioè lo Stato riconosce la capacità giuridica alle donne. Questa è la scena dentro la quale si muove Angela Maria Guidi. È stato ricordato prima il contesto storico, culturale e politico in cui Angela Maria Guidi Cingolani comincia a muovere i primi passi. È stata ricordata giustamente una legge fondamentale, quella del 1919, sulla capacità giuridica della donna. Fino ad allora, infatti, le donne non potevano contrarre mutui, cedere o alienare beni immobili, non potevano riscuotere assegni. Con questa legge adesso possono farlo. Merita menzionare un'altra legge precedente del 1902, voluta fortemente da Anna Kuliscioff, sulla tutela del lavoro femminile e minorile. Due eccezioni però le possiamo definire, in quanto il quadro riguardo ai diritti politici per le donne è ancora molto molto faticoso. Se l'idea del voto politico non è mai stato preso in considerazione, quella del voto amministrativo sì, e proprio perché fu una possibilità fu anche la più temuta. Nel corso degli ultimi dell'Ottocento, durante l'età liberale, poi anche durante il fascismo, si susseguono molti, molti disegni di legge che non vanno però mai in porto. Ricordiamo il primo nel 1863 di Ubaldino Peruzzi, e poi nel 1865 di Giuseppe Lanza. Vale la pena anche qui ricordare un disegno di legge assolutamente controcorrente, pionieristico per l'epoca, di Salvatore Morelli, sulla eliminazione della schiavitù domestica e della reintegrazione della capacità giuridica della donna, ma appunto, come dicevo, fu un'eccezione. Ricordiamo poi infine anche la legge Acerbo nel 1923 e nel 1924, una legge beffa perché poi era già in vigore la legge sul regime podestarile, che annullava qualsiasi base elettorale ai comuni. Ci fu forse una sola possibilità più concreta delle altre nel 1919, quando il voto politico alle donne entra nel dibattito, grazie a Luigi Sturzo, che unico contempla nel proprio programma del Partito Popolare Italiano il voto alle donne. Come dicevo, è l'unico programma di partito che ammette, che contempla il voto femminile. Sulla scia di questo, nel 1919 viene proposta un altro disegno di legge, Martini-Gasparotto, anche qui non per la chiusura anticipata della legislatura, la legge non va in porto. Un'ultima precisazione che non è un dettaglio, il voto alle donne, questi disegni di legge contemplavano e consentivano il voto alle donne ad una certa categoria di donne però, alle nubili o alle vedove.
Ossia i diritti politici non erano mai slegati dalla sfera privata. La donna sposata infatti era considerata tout court come assimilata alla famiglia, quindi privata quasi della sua essenza ontologica, e quindi soltanto alle donne nubili, ripeto, vedove o mogli, madri di caduti in guerra, era concesso il voto politico. Le donne sposate invece dovevano completamente dedicarsi alla famiglia. Quindi non si negava il voto alle donne per ragioni di principio, ma di opportunità. In un certo senso era una sorta di non expedit per le donne. Non conviene, appunto, non è opportuno che le donne votino e si occupino di politica. Un'ultima cosa anche c'è da considerare per quanto riguarda il contesto: siamo in pieno clima positivista e le leggi, i ruoli sessuali assurgono quasi a una legge di natura. Avevo prima ricordato come questo è il periodo in cui le donne scelgono il lavoro, alcune, altre sono costrette a lavorare, e laddove però questo lavoro è pari a quello che svolgono gli uomini, una parità salariale. Ecco, sul diritto di voto, il diritto di voto viene sempre legato anche ad un'idea di emancipazione. Ecco, questi sono i tre architravi su cui lei costruisce il suo protagonismo. Prima sociale e poi direttamente politico. Parto da un dato per renderci conto di quanto sia stata straordinaria la sua opera. Nel nostro paese lei costruisce 500 scuole di avviamento al lavoro, crede nella sindacalizzazione delle donne, cioè donne che siano poi consapevoli dei loro diritti una volta acquisito, che debbano entrare nel mondo del lavoro. E si confronta con una visione che non è provinciale, ha esperienze all'estero, quindi conosce altri contesti politici, altri sistemi, altre realtà economiche, e quindi sfugge ad un'idea provinciale del nesso che c'è su ognuno di questi temi, tra ciò che è fondativo e ciò che è invece il risultato della propria azione. Quindi una donna che si impone all'attenzione di tutti, e si impone soprattutto all'attenzione di un uomo che in questo momento è colui che sta creando all'interno del mondo cattolico un'esperienza altrettanto originale, Sturzo. Ecco, il primo uomo che lei incontra aperto sulla novità, pronto a raccogliere, come diceva D'Ubaldo nella sua introduzione, pronto a raccogliere questa esperienza di novità e a farla diventare parte stessa di ciò che sta per nascere, è proprio Luigi Sturzo, un incontro che io oserei definire fecondo e produttivo. Una donna originale e moderna, giustamente Rita l'ha definita. La sua biografia lo conferma, ne è una testimonianza. Oltre a Luigi Sturzo, indubbiamente è l'incontro fondamentale, l'incontro che aiuta a dare compiutezza ad una vocazione politica già marcata. Si può dire che Angela Maria sia quasi l'emblema dell'azione di Sturzo a favore delle donne. Una sensibilità, quella di Angela Maria, che era precedentemente nata, e ricordiamo altri incontri fondamentali che fa, ad esempio con la principessa Maria Cristina Giustiniani Bandini, fondatrice nel 1909 dell'Unione Donne fra le Donne Cattoliche d'Italia, a cui la Cingolani aderisce pressoché subito. Ricordiamo poi nel 1918 viene fondata da Armida Barelli la Gioventù Femminile Italiana. Anche qui vediamo Angela Maria tra le prime tesserate. Sarà, come si ricordava prima, fra le prime tesserate del neonato Partito Popolare Italiano, fondato da Luigi Sturzo. Sarà fra le prime a organizzare gruppi femminili, diventerà segretaria del gruppo femminile romano.
Ecco, Angela Maria si inserisce appieno in questo clima, un clima che vede il movimento femminile o femminista svilupparsi notevolmente. Si sviluppa notevolmente anche il movimento suffragista, con la diffusione dei collegamenti internazionali e con la diffusione anche di associazioni e organizzazioni nazionali. E poi ancora, nel 1921 fonda il Comitato Centrale per la Cooperazione e il Lavoro Femminile, all'interno del quale si occupa di scuole di lavoro femminile, di lavoratrici del lago, di cooperazione femminile di lavoro nell'allevamento dei bachi da seta, delle piccole industrie agricole. Come si vede, anche è già spiccata in lei la sua vocazione agli aspetti del lavoro femminile e della sindacalizzazione. Si può dire che Angela Maria sia stata una pioniera in questo campo. Fonda cooperative di lavoro, viaggia dal nord al sud. Ricordiamo che il paese è distrutto da una guerra mondiale. Partecipa ai congressi sia in Italia che all'estero in rappresentanza della cooperazione femminile italiana. Unica donna nel 24 partecipa ad un concorso pubblico, lo vince, nel 1925 diventa ispettrice del lavoro. Non soltanto Sturzo si era accorto delle sue abilità, anche il regime fascista se ne accorge e in qualche modo cerca di utilizzarle. Va detto subito che Angela Maria è antifascista fin da subito e lascerà infatti quelle organizzazioni che verranno poi inglobate dal regime di Mussolini. Tant'è vero che le verrà anche commissionata dal Ministero delle Corporazioni un'inchiesta sul lavoro femminile che non verrà mai pubblicata perché non gradita ai gerarchi. Tant'è che poi nel 1931 va a Ginevra, sta un anno a Ginevra, presso il Bureau International du Travail, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Nel 1938 è presidente del Congresso Internazionale Femminile in Svizzera. Quindi è una donna internazionale che ha sempre uno sguardo e un orizzonte estremamente ampio, moderna anche si diceva, perché riprende gli studi universitari interrotti perché il padre non voleva, li riprende in piena guerra, prende il treno, va a Napoli, dà gli esami, si laurea in lingue e letterature slave. Nel 1935 conosce suo marito, quello che diventerà suo marito, Mario Cingolani, antifascista, partigiano, cattolico, tra i futuri creatori della Democrazia Cristiana. Nel 1938 ha un figlio, ha l'età di 42 anni, se si pensa in quel contesto abbastanza tardi per una donna, non l'abbiamo mai detto, classe 1896, Angela Maria Guidi Cingolani, nata a Roma nel 1896. Moderna anche in questo, quindi. Ecco, la sua biografia negli anni 20 e 30 e poi anche successivamente ben dimostra questa originalità, questo elemento di modernità che la caratterizza fin da subito e che il regime fascista non riesce a piegare. In questa prima parte notiamo già dalla descrizione che ha fatto Maria Chiara del personaggio che il suo intervento, il suo agire contribuisce moltissimo a mandare in archivio questa immagine della donna che per secoli era rimasta immobile, quindi è all'atere, però serve per arricchire ulteriormente la descrizione di questo personaggio. Angela Guidi fa un'operazione anche dal punto di vista iconografico e quindi rende moderna questa donna, manda in soffitta quella della Croce Rossina, della foto della donna Angelo del Focolare e la sostituisce con immagini che ci sono più vicine a noi, quindi rompe anche sotto questo profilo su un ambito fino adesso non toccato e questo è importante perché secondo me poi è ciò che l'accompagnerà nella seconda parte della sua vita, ciò che sarà recuperato nella seconda parte della sua vita quando sarà coinvolta anche in altri processi come poi vedremo.
Quello che viene fuori in questo primo momento è questa nettezza del personaggio. Lei non indugia quando, pur avendo speso se stessa fino a punte elevate di impegno e di fatica verso un'operazione, nel momento in cui questa viene osservata, attenzionata, inglobata dal regime, lei non esita mai, lascia. E quindi è una figura pulita, nitida, che la storia ci consegna. Proprio rispetto a quelle difficoltà, a quelle urgenze che già cominciavano ovviamente a interrogare le coscienze dei democratici, per intenderci. Quindi inizia a formarsi in lei questa consapevolezza dell'opposizione al regime, del partecipare, come poi accadrà quasi naturalmente per come è lei e per come ha disegnato la sua vita e il suo operare dentro la resistenza. Ecco, una resistenza che lei condivide con il marito, che è stato anche parlamentare del Partito Popolare. La loro casa a Roma, in via Settembrini, diventa il luogo in cui la resistenza gli uomini della resistenza si incontrano, elaborano i programmi, elaborano le proprie azioni, e quindi diventa una sorta di cenacolo politico questa loro abitazione. Ed è qui che incontra un altro personaggio importante nella vita e nella storia delle donne alla partecipazione della vita politica, incontra De Gasperi. La fortuna di Angela Guidi è proprio quella di aver incontrato uomini molto aperti, uomini fondatori, e come tutti gli uomini fondatori hanno una visione molto larga, molto accogliente rispetto alle novità. Quindi per lei questo suo operare è come gettare il seme in un terreno pronto a raccogliere quella che è la sua, il senso della sua azione. L'incontro con De Gasperi, che, come dire, forgerà poi la nascita della futura Democrazia Cristiana, e quindi questi scambi, questi momenti di confronto sono utili per disegnare quella che poi sarà il volto e il volto femminile della Democrazia Cristiana. Un incontro importante, quello con De Gasperi. De Gasperi, dotato di una grande sensibilità anche nei confronti delle donne, tant'è che invita Angela Maria Guidi Cingolani, evidentemente già una politica affermata, stimata e riconosciuta, la invita ad organizzare il movimento femminile del partito, cosa che lei fa già dai primissimi giorni del 44. Sempre De Gasperi la invita a diventarne delegata nazionale, infatti sarà la prima delegata nazionale del movimento femminile. Prima in tante cose e unica, la prima donna e anche l'unica a sedere nel Consiglio Nazionale del Partito, ad esempio, membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ad esempio, membro della Commissione per il Piano Marshall. Una donna moderna che, come diceva Rita, cerca di non chiudere la donna, di non mortificarla nei soliti cliché. E come lo pensa il movimento femminile? Lo dice lei stessa, non lo penso come un corpus conclusus, cioè come una conventicola, come un qualcosa di chiuso, di ristretto, che relegi nuovamente la donna in una posizione appartata. E così anche il lavoro, una concezione nuova del lavoro. Lavoro come elemento di indipendenza delle donne, un elemento di indipendenza fondamentale che incide anche sulla vita affettiva, ad esempio sulla vita matrimoniale. Una donna quindi moderna e originale. Ripetiamo la fondamentale l'incontro con De Gasperi, una precisazione anche di De Gasperi, almeno per le carte trovate conservate presso l'archivio centrale dello Stato, De Gasperi è l'unico a proporre un progetto di consulta nazionale che contempli anche una rappresentanza femminile. Degli altri progetti, quello di Meuccio Ruini e di Manlio Stasio Brosio, non contemplavano appunto alcuna rappresentanza femminile. Il progetto di De Gasperi è l'unico.
Angela Guidi occupa quindi da vera protagonista quegli spazi maschili riservati fino allora esclusivamente agli uomini. Nella commissione esteri del partito, lo ricordava prima anche Maria Chiara, all'interno di organismi internazionali, all'interno della commissione per il piano Marshall. E, potremmo dire che lei concorre a pieno titolo e alla pari sia a definire l'azione di campo del partito, sia a definire dove deve stare poi il paese. Quindi occupa una scena anche interessante, perché ed è il primo momento in cui lei si differenzia, si scontra con le donne della sinistra, in modo particolare con le donne del Partito Comunista. Maria Chiara prima aveva fatto riferimento invece a una intesa che aveva prodotto interessanti cambiamenti e interessanti anche approvazioni di emendamenti legislativi. In questo caso la rottura avviene sulla scena della politica internazionale, cioè laddove quando il nostro paese deve decidere l'adesione al patto atlantico, qui si consuma uno scontro abbastanza vivace, e in questo scontro vivace è interessante perché lo richiama e lei viene attenzionata da Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, che non era soltanto un deputato, ma era l'uomo forte del comunismo europeo, quindi una donna che ama contendere anche una scena importante, quella della collocazione di un paese dopo un conflitto così drammatico come quello della Seconda Guerra Mondiale, la scena da occupare, e lo fa a pieno titolo. Angela Maria diventa la prima donna sottosegretario al governo De Gasperi, lo ricordava nell'introduzione prima Lucio Dubaldo, sottosegretario all'industria e all'artigianato. In precedenza però lei ha avuto altri ruoli molto importanti, anche esclusivi dal punto di vista femminile. Nel 1945-46 lei viene nominata dalla Democrazia Cristiana membro della Consulta. Successivamente, fino al 48, viene indicata eletta nell'Assemblea Costituente, nel 53 deputato. Ecco, nell'azione parlamentare che in questi anni di grande elaborazione lei si dedica su alcuni argomenti specifici, e soprattutto nell'azione di governo fissa alcuni punti, anche questi di grande novità. Un piccolo passo indietro: Angela Maria è anche la prima donna a parlare ufficialmente, pubblicamente, in un'assemblea politica, in un'assemblea istituzionale politica. Lo fa il 1 ottobre del 45 in assemblea plenaria alla Consulta. Vale la pena, è il primo discorso di una donna, vale la pena citarne qualche, prendere qualche passo di questo discorso. Dice Angela Maria: colleghi consultori, nel vostro applauso ravviso un saluto per la donna che per la prima volta parla in quest'aula. Non un applauso dunque per la mia persona, ma per me quale rappresentante delle donne italiane che ora per la prima volta partecipano alla vita politica del paese. Ecco già un elemento di unione che già si percepisce fra le consultrici e poi anche fra le costituenti. Angela Maria parla a nome di tutte le donne, rappresenta in quel momento tutte le donne, tutte le masse femminili. Continua poi, dice: credo proprio di interpretare il pensiero di tutte noi consultrici invitandovi a considerarci non come rappresentanti del solito sesso debole e gentile, oggetto di formali galanterie e di cavallerie di altri tempi, ma pregandovi di valutarci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire. Libertà politica, giustizia sociale, elevazione morale, questi sono i tre elementi che caratterizzano questo discorso.
Ricordiamo che Angela Maria fa parte di quella piccola pattuglia di 13 donne che su 430 membri che hanno fatto parte della consulta. Venne nominata dalla direzione del partito e venne chiamata a fare parte della commissione previdenza, lavoro e previdenza sociale. Dicevamo, una politica già affermata, già riconosciuta. Lo si vede ad esempio nei dibattiti alla consulta, quando propone un emendamento che viene approvato e ha un alterco, un confronto acceso con l'allora ministro socialista del lavoro Gaetano Barbareschi. L'emendamento proposto dalla Cingolani, che poi viene votato, proponeva che anche alle categorie dei lavoratori a domicilio e degli addetti ai lavori, dei lavori di servizio fossero rappresentate. Categorie appunto esclusivamente femminili e poco qualificate. Un altro elemento anche ci dice quanto Angela Maria Guidi Cingolani sia ormai un punto di riferimento in occasione sempre alla consulta del dibattito sull'obbligatorietà o meno del voto. Il collega democristiano Umberto Merlin si rivolge direttamente a lei dicendo: carissima Cingolani, se tu riuscissi a convincere le tue colleghe socialiste, comuniste e liberali che erano contro l'obbligatorietà del voto. Quindi ecco, gli stessi colleghi la in qualche modo la percepiscono, la rappresentano, e così è come un punto di riferimento. Un altro è stato ricordato la discussione sul patto atlantico. Anche in quell'occasione Angela Maria ha un confronto acceso con le colleghe comuniste Nadia Gallico Spano e poi Teresa Noce, e poi con lo stesso Togliatti, ricordiamo, il segretario del Partito Comunista più grande, più grosso, più importante di Europa. Angela Maria è componente anche nell'ambito della sua attività parlamentare della commissione speciale per l'esame dei disegni di legge sul teatro e sulla cinematografia. In questo settore lei, insieme ad altri, arriva all'approvazione di disegni di legge sul teatro e proprio sull'industria cinematografica. Un elemento, questo importante, che poi in qualche modo segna un elemento che fa di questa donna, la proietta già dentro uno spazio e un tempo diverso, che lei non occuperà più da parlamentare, perché nel 1953 non sarà più rieletta, ma di cui questo settore si avvantaggerà notevolmente, tanto che gli anni successivi saranno gli anni in cui il cinema farà sognare e le immagini di questo sogno sono tutte registrate nella città di Roma, immortalando quelle bellezze naturali, archeologiche e artistiche che il nostro paese ha, contribuendo quindi a far conoscere la bellezza dell'Italia. Oggi si parla tanto di questo tema grazie proprio al cinema. Il cinema diventa lo strumento che consente una diffusione di conoscenza così ampia. Quindi probabilmente non è stata protagonista diretta di tutto ciò che lei ha messo in cantiere, però tanto lo si deve anche dopo che lei abbandona l'aula parlamentare. Tra l'altro l'abbandona nel 1953, non viene rieletta al Parlamento, e il partito, soprattutto la volontà di un uomo importante come Scelba, decide di affidarle questo incarico nella battaglia amministrativa, nel rinnovo dei consigli comunali, di farla indicare come candidato sindaco a Palestrina. L'importanza di Palestrina, secondo le fonti locali, sono proprio legate a questa scelta da parte di Scelba, e la città di Palestrina in qualche modo arriva rispetto ad altre, come può essere quella di Valmontone, perché è una sede vescovile e perché Palestrina ha sempre avuto un ruolo strategico poi
nel corso della storia. È stata una città quasi completamente rasa al suolo durante i bombardamenti anglo-americani, quindi una città che aveva necessità di risorgere per la sua storia, per il disastro che l'aveva vista protagonista, e quindi viene chiamata a svolgere questo ruolo amministrativo, che lei accoglie con grande dedizione. Devo dire, con anche qui dandoci una lezione che va oltre il tempo. Perché nei bombardamenti capita che viene alla luce, vengono alla luce i resti del tempio della Dea Fortuna. Lei ovviamente investe, oltre che nella ricostruzione della città, anche nel recupero di questo bene archeologico. Lo fa musealizzare con i suoi con gli interventi dello Stato e lo inserisce all'interno di quella che è la mappa dei musei nazionali del Ministero della Cultura. Quindi una donna che coglie un dato che è fondamentale, e cioè la rinascita è una rinascita che parte dalla cultura, non la può escludere se vogliamo fare un'operazione di questo tipo. Quindi è una donna che io sento in questo anche molto vicina ad oggi, che usciamo da un periodo di pandemia, abbiamo tutti necessità, esigenza di ricostruire. Lei ci dà un assist importantissimo. È una donna che non sfugge a questo mondo delle novità, come può essere quello del cinema, che esplode nel dopoguerra, e nel 1947, diretto da Zampa, viene registrato, viene prodotto il film L'onorevole Angelina, ispirato, non è un percorso sulla biografia ovviamente della Guidi Cingolani. Ecco, io credo che questo sia stato anche un tributo che il cinema ha voluto fare ad una donna che ha segnato tanto, è stata tanto, soprattutto per l'esperienza delle donne in politica, ci lascia un patrimonio immenso, testimonianze, ci lascia uno stile, ci lascia un percorso suo tutto originale, e devo dire che la Cingolani è una donna che vive il suo tempo, ma il tempo non la imprigiona.